Allora ragazzi, oggi faremo un piatto molto delizioso, non faremo nessun tipo di esperimento perché le penne che abbiamo fatto ieri con il finuccio sono state veramente una cagata pazzesca. Oggi faremo un bel piatto, voglio parlare quindi del mascarpone. Il mascarpone normalmente viene utilizzato per fare tiramisù oppure dolci. Ma non è vero che comunque il mascarpone può essere utilizzato anche per cose salate. Principalmente, come si fa una salsina con il mascarpone? È molto semplice, basta sciogliere il mascarpone con l'acqua di salatura della pasta, quindi per ottenere poi aggiungerlo quindi a delle cose che voi avete fatto, lo potete fare con i gamberi, lo potete fare con i funghi, lo potete fare con qualsiasi tipo di vegetale, quindi il mascarpone è universale, va sia per il dolce che per il freddo, per il salato. Oggi faremo i funghi porcini, questa volta faremo questo sugo, invece di mettere la panna andremo a mettere un mascarpone che è leggermente insaporito con del zafferano. Quindi facciamo rendere questa cremina anche un po' giallognola, quindi facciamo cambiare il suo colore. Allora, quindi in questo caso cosa noi abbiamo fatto? Abbiamo fatto i funghi secchi, li abbiamo messi in acqua, in acqua tiepida, li abbiamo lasciati 10 minuti e così li abbiamo cotti per 20 minuti, ottenendo così il fungo porcino pronto per essere lavorato e per essere cucinato e quindi poi assemblare tutto con il mascarpone. Logicamente abbiamo preparato anche un brodo vegetale. Adesso noi che cosa andremo a fare? Andremo a filtrare l'acqua dei funghi porcini con un po' d'acqua del brodo vegetale che ci servirà per fare l'acqua della bollitura della pasta, perché così la pasta prende ancora più gusto. Come si fa? Semplicemente si prende una pentola più grande, andiamo a prendere un passino del genere, mettiamo sopra. E così filtriamo bene i nostri funghi porcini. L'acqua dei funghi porcini ha adesso il suo sapore. Facciamo stare un po' i funghi porcini fino a quando non si raffreddano e poi cacciano tutta la loro acqua e quindi possiamo strizzarli e lavorarli in seguito. Però a questa colatura noi andremo a fare anche un'altra colatura, quella del brodo. Quindi voilà. Questo poco brodo, poco, lo rimaniamo poi per cucinare i funghi. Non sto urlando perché ci stanno questi qua che devono comprare mobili dall'altro lato, quindi possiamo strizzare bene i funghi. Adesso non ci resta che lavorarli, facciamoli scolare un altro poco in modo che facciano tutta la loro acqua. Allora, per lavorarli che cosa prepariamo? Una pentola un po' più grande, in modo che dopo possiamo saltare le tagliatelle dentro, una noce di burro, un po' di cipolla. Una noce di burro, un po' di cipolla e un po' di prosciutto cotto, possibilmente affumicato. Diamo un po' di materia grassa. Dopodiché andremo a mettere i nostri funghi e facciamo sfumare con quello che avete, possibilmente vino bianco. Potete prendere anche lo champagne, se avete, come in questo caso, penso che si aprirà lo champagne. Quindi noi adesso andremo a fare questa salsina. Voilà, allora lo champagne aperto non c'è e non ne vale la pena. Voilà, non ne vale la pena aprire una bottiglia di champagne. Ho preso un po' di vino rosé.
Allora, adesso noi prendiamo un bicchiere un po' più grande del caffè, vabbè, il bicchiere un po' più grande, andiamo a mettere un po' di brodo, quest'altro qui lo utilizzeremo per i funghi, e lo stesso qua dentro noi adesso, siccome è bello caldo, andremo a mettere dello zafferano, in modo che si colora l'acqua e quindi dà il suo sapore, che andremo poi a mischiare con il mascarpone, perché comunque per fare questo sughetto non ci vuole molto tempo. Voilà, abbiamo quindi messo il nostro zafferano all'interno, vedete là. Voilà, lo lasciamo così. Adesso abbiamo messo nel burro un po' di materia grassa, quindi per dare un po' più di pesantezza. Quindi abbiamo messo nel burro il prosciutto cotto, che facciamo leggermente tostare. Non abbiamo messo prima la cipolla, perché la cipolla subito si brucia, quindi facciamo prima tostare il nostro prosciutto cotto, che potete comunque mettere la pancetta se vi fa piacere. E quindi poi aggiungiamo adesso la cipolla. Ma quando vedete che il prosciutto cotto incomincia, o la pancetta, quello che sia, incomincia a saltare, significa che è il punto per inserire la cipolla. Facciamo cuocere giusto un minutino, proprio per non bruciarla. Ma possiamo anche inserire adesso i nostri funghi. Vediamo per bene, così loro cacciano la loro acqua ancora e non si rischia di bruciare la cipolla. Facciamo quindi insaporire per bene. Adesso un po' di pepe, un po' di sale e un po' di prezzemolo. Voilà, una ginata e via con una quantità di vino. E facciamo rosolare per bene, facciamo rosolare per bene i nostri funghi dentro. Possiamo aggiungere anche un altro po'. Voilà, alziamo la fiamma in modo che evapori. Quando sta per terminare l'evaporazione, allora andremo a mettere il restante brodo, quello senza lo zafferano, e quindi andremo a mettere il brodo e aspettiamo che si asciuga il brodo, in modo che i funghi poi sono totalmente cotti. Bisogna solo aggiungere dopo una salsina a mascarpone. Voilà, come vedete l'acqua dei funghi porcini con il brodo è praticamente lì in attesa di andare in ebollizione, che logicamente faccio andare in ebollizione quando questi se ne vanno. Penso che la situazione sia veramente molto lunga, perché sono già tre quarti d'ora e sono ancora tutti quanti seduti lì a parlare, quindi anche oggi non si vende nessun mobile. Ah, stiamo vendendo i mobili, perché sono mobili d'epoca, e li stiamo vendendo perché nella nuova casa che andremo non ci azzeccano, e quindi è inutile buttarli, è meglio venderli, almeno recuperiamo qualcosa di soldi. Voilà, quando cominciate a sentire lo scricchiolio e non c'è più questo vino, allora mettete il brodo e fate asciugare, ossia anche il brodo. Voilà, allora adesso possiamo inserire il mascarpone qua dentro, basta una vaschetta.
non c'è bisogno di fare mascarpone. Logicamente andrà anche parmigiano reggiano, però dopo. Quindi andiamo a mettere il mascarpone qua dentro e andiamo a sciogliere il mascarpone con il composto di brodo e zafferano. Voilà. Allora, mascarpone, andiamo a reintrodurre il nostro zafferano. Vedete quanto è bello. Adesso andiamo a con una frusta andremo non la provo andremo a miscelare il tutto. Faccio con il cucchiaio, lo potete fare con un frullatore a messo, volete voi. Dopo però assaggiatela per vedere se ha bisogno di sale, oppure l'operazione del sale magari la potete fare dopo, quando andrete ad aggiungere questo sughetto, perché la pasta qua dentro andrà cotta perlomeno 5 minuti, perché la pasta noi la andremo a scolare proprio al dente e non andremo a utilizzare le tagliatelle all'uovo, ma le tagliatelle normali che hanno una cottura molto più lunga. Allora 3-4 minuti prima della fine della cottura noi poi andremo a cuocere la pasta in questo sughetto insieme ai funghi. Quindi vedete voi se necessita di sale, lo potete fare pure dopo. In questo caso qua necessita di sale, perché comunque poi il mascarpone non è salato, quindi già mo necessita di sale, però siccome qui il sale l'abbiamo messo, per non esagerare è meglio fare questo, vedere tutto dopo come di sale. Guardate che belli. Bella ricetta questa. Arrivato a questo punto, anche se c'è un poco di brodo, voi potete anche incominciare a mettere il vostro sughetto, perché praticamente il sughetto è finito, quindi potete incominciare a mettere il vostro sughetto in modo che si scioglie bene tutto il formaggio e quindi avete tutto il tempo per vedere com'è con il sale e con il pepe. Voilà, un quadro di Giotto, un quadro straordinario. Voilà, quindi fate fare giusto una fusione con tutti gli ingredienti, assaporate, li fate fare un bollore in modo che il sale si aggrega bene con tutti gli ingredienti, assaporate e vedete se avete bisogno di altre cose, quindi sale, pepe, prezzemolo. Il prezzemolo andremo a metterlo lo stesso. Quindi un po' di bollore in modo che tutti gli elementi vanno a legarsi. Voilà, la salsina è pronta, buonissima. Adesso mettiamo il sale nella nostra acqua per la pasta e quando sono avanti che sti capo di un attimo cominciamo a mangiare. Con che dove? E stanno ancora a parlare. Bello che parlano. Sono ricchi di là, sono ricchi di là. Guardano le mie opere, vogliamo esporle come fanno tutti. E poi vanno lì. Almeno se ne esse, ma almeno mangiassimo. La verità mangio tutto proprio cazzo, perché si stanno a guardare tutto l'home plan delle loro miliardarie esposizioni che hanno fatto. Io invece mi cucino,
che non me ne passo manco po' cazzo, andando su tutto quanto la stessa pasta. Quindi mi faccio le mie tagliatelle, farò e se vuole mangiare, mangia. Tagliatelle queste qua sono ottime per quando fate le cose a forno. 12 minuti di cottura. Cominciamo a fa. Io mi mangio piattamente e farò per sapere che onestamente mangio proprio a buffare di palla. Vanno a mangiare qua. Che poi sono pure ebrei, no? Quando tu vai a presentare moglie che si è già fatto. Quando tu vai a presentare sta roba, no? Magari ti dicono pure che schifo. Che loro mangiano solo la roba che dicono loro. Non restano a mangiare. Jeff ha preparato la tavola e quindi non restano a mangiare. Cioè non è che non restano, non si è capito ancora. Cioè stanno in vena di salutare. Quindi hanno preso tutti i miei connotati. Non hanno dato buco in dall'acqua. Per le mie sculture che dopo vi faccio vedere. Poi dopo dite. Se ne sono andati. Sono così contento. Voilà, e quindi siamo ritornati alla nostra pasta che ho perso il time, cioè il time quando le ho messe. Quindi penso che sono passati 5 minuti, però non sono convinto, quindi dobbiamo fare un pochettino attenzione. Però la cosa bella di queste tagliatelle, sapete che cos'è di questa marca? È che anche vengono proprio utilizzate per fare le cose in forno, quindi anche se hanno una cottura maggiore rimangono sempre al dente. Allora abbiamo incominciato a riscaldare la salsina lì, quindi aspettiamo, dopo vi faccio vedere le mie sculture. Intanto mangiamo nel salone. Allora, stiamo finalmente giungendo al termine della preparazione di questo piatto. Allora assaggiamone uno per vedere la cottura. Ho perso proprio tutti i calcoli, quindi andiamo a vedere com'è. Perfetto, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di prezzemolo, parmigiano reggiano, tutto questo. Voilà, allora ragazzi, ricetta finita, ma adesso andiamo nel salone e vi faccio vedere le mie sculture. Vai, te boh. Voilà. Chi viene viene, ti interessa alle mie sculture. Adesso poi ci stanno i quadri, ci stanno quelli. Il testo di tutto un cane, il padre, la chitarra. Adesso vi faccio vedere quest'altra parte qui. Allora ragazzi, non è per dirvi, però voi potete benissimo iscrivervi al canale Bricolage della Vita, dove andare a vedere tutte queste opere, come si fanno, come si usa la resina, come si taglia il legno, come si fa un modellino, come si fa una cosa, come si fa uno stampo. Quindi il Bricolage della Vita, vedete va, Bricolage della Vita, vi iscrivete. Com'è? Magnifico. Sei magnifico. L'importante è che sei magnifico. Vraiment magnifico. Guarda, sono stati troppo tempo questi. Mamma mia, vale. Che palle. A più tardi. Alla prossima.